questo tipo di gioco è composto da 8 postazioni che normalmente rappresentano una caserma dei Vigili del Fuoco. Dopo la vestitura, che gli mettiamo un elmetto e una pettorina, il ragazzo sale su un plinto, suona una campanella che è la tipica campanella che suona al centralino quando va all'incendio. Poi scende dal tubo che attualmente è adoperato sulle caserme e va sul garage a prendere i mezzi. Chiaramente può trovare delle difficoltà che noi con un po' di fantasia abbiamo rappresentato con una scala italiana, un pezzo di scala italiana per la trave d'equilibrio. La trave d'equilibrio è la cosa principale dei Vigili del Fuoco. Quando uno entra a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, una delle prime prove e la più difficile è la trave, perché non è come qui a terra, ma è posta al terzo o quarto piano su un solaio con il vuoto sotto, chiaramente con una rete di protezione. E lì si vede subito se uno ha le vertigini o cade o rinuncia a quel gioco e non viene assolutamente preso. Dagli anelli si passa al tubo. Il tubo non è facile, però i bambini e i ragazzi lo superano facilmente. C'è la casetta. Questa casetta simuliamo un incendio con il fumo, dentro mettiamo un peluche da salvare e loro tranquillamente entrano. E all'ultimo quella clou è proprio l'incendio. L'incendio noi lo simuliamo con una vasca di gas a GPL. Intanto apprendono moltissimo, si divertono e poi quando escono gli rilasciamo un attestato di piccolo pompiere o pompiere per un giorno.